delle tante novità a livello di aerodinamica, oppure delle ruote sterzanti posteriori, oppure del lavoro dell'alleggerimento sul peso, ma preferisco farvi prima sentire questo. Benvenuti sulla nuova Porsche 911 GT3. In un mondo in cui ormai il turbo la fa da padrone, sono proprio contento che dalle parti di Zuffenhausen siano ancora intimamente legati all'aspirato. Stiamo parlando dell'eterno 6 cilindri boxer che, grazie a profonde modifiche, ha raggiunto i 4 litri e i 500 cavalli, che possono cantare, udite udite, fino a 9.000 giri. Balsamo per le orecchie e le terminazioni nervose di chi ha benzina al posto del sangue nelle vene. Il motore spinge, 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 sembra veramente non finire mai, ragazzi. E le quattro ruote sterzanti aiutano veramente tanto, devo dare sempre poco angolo di volante, soprattutto nello stretto, veramente un grande, grande, grande passo avanti rispetto alla vecchia 997 GT3. E poi, ragazzi, c'è questo cambio manuale che è veramente uno spettacolo da usare. È corto, è morbido, preciso negli innesti, non può competere con la velocità del PDK, che nemmeno più veloce dei guidatori può cambiare marcia come PDK, ma vi assicuro che è veramente una goduria sentire il motore cantare così. Se non guardate il tempo sul giro, ma volete una connessione più intima con l'auto, il manuale a 6 marce, disponibile senza sovrapprezzo da settembre, è la scelta giusta. Il PDK vi fa guadagnare 4 decimi nello 0-100, ma d'altro canto vi fa anche perdere 2 km all'ora in velocità di punta, 318 contro 320. E poi aggiunge sul piatto della bilancia altri 17 kg, per un totale di 1430 kg. Per sfruttare la grande motricità di una trazione posteriore come questa, le molteplici sfaccettature del suo telaio e i suoi freni, potenti e modulabili al millimetro, specie con i dischi in carboceramica optional, ci vogliono senza dubbio pneumatici giusti, che sappiano affrontare con naturalezza anche i track day più infuocati. Proprio come i nuovi Dunlop Sportmax Race 2 che sto provando qui sulla pista di Mireval, su questa fantastica Porsche 911 GT3 generazione 2. Progettato in collaborazione con Porsche e fornito in primo equipaggiamento per la GT3, questo pneumatico ha una mescola che deriva da quella usata da Dunlop nelle competizioni e altri accorgimenti come i ponticelli in gomma nella prima scanalatura che servono ad irrigidire la struttura, senza dimenticare la carcassa con aramide per prestazioni stabili nel tempo alle alte velocità. Tutto questo lavoro si sente con una risposta allo sterzo sempre lineare, un must per i progettisti Porsche, e una tenuta laterale quasi da pneumatico da corsa. Insomma, le giuste scarpe per la nuova 911 GT3, che sposta ancora più in alto l'asticella del piacere di guida, con un mix magnificamente accordato, capace di solleticare a dovere le vostre terminazioni nervose. Difetti? Tutto a un prezzo. Nel caso della nuova GT3 si parla di 157.500 euro. Optional esclusi, naturalmente. Tutto ebbe inizio con... Ma oggi è il momento di fare un grande passo. Perché il futuro è di... Omni Auto sta cambiando, ma noi rimaniamo sempre gli stessi. MotorOne.com is coming.